Buonasera, anche quest'anno il Centro di Solidarietà Don Mottola, che fa capo ai ragazzi speciali, ai nostri ragazzi speciali, che vedete anche qui, Roberto, Mimma in rappresentanza, abbiamo preparato questa mostra con i lavoretti che i ragazzi ogni anno preparano, lavoretti che riguardano presepi, centro tavola, angioletti, quadretti, lavori anche fatti a mano dalle ragazze che lavorano con i ferri oppure con il puntacroce, con l'uncinetto, e quindi tutti questi lavoretti sono stati frutto della loro attività, seguite dai volontari chiaramente, e sono stati poi sistemati e adesso sono oggetto di vendita. Il ricavato andrà chiaramente per il sostentamento di questo centro che fa capo a Don Mottola, il sacerdote che da poco è stato beatificato e a cui questa associazione si ispira, perché Don Mottola era il sacerdote dei poveri di Inuyo do Mundo, cioè di coloro che avevano bisogno materialmente di assistenza, ma anche spiritualmente di amore, di affetto, di solidarietà. E la nostra associazione è un fulcro, è il cuore di quello che è il messaggio di Don Mottola, cioè l'apertura, la vicinanza, il condividere, non è soltanto l'aiuto, è la condivisione con i ragazzi che si fa ogni giorno nelle loro attività, nella gioia, nella preghiera e nel sorriso. Buonasera di nuovo e passiamo a farvi vedere i ragazzi durante in questo pannello fotografico, mentre svolgono i loro lavoretti all'interno della nostra associazione. Lui è Vincenzo, che lavora il legno, e questa è Gemma, che fa i suoi lavori con il punto a croce. Poi abbiamo Cono, anche lui lavora sia il legno, scartavetra e fa altre mansioni. Mimma, che è qui presente, Roberto con il pirografo, Manuela qua sta dipingendo, ma lei è molto brava anche a ricamare con il punto a croce. Lei è Marilena, mentre legge, fa finta di leggere o comunque di disegnare, fare altre cose. Lui è Antonio, anche qui è addetto a scartavetrare le icone che poi vengono lavorate da Roberto con il pirografo. Poi abbiamo Franchina con la sua lana, è brava con l'uncinetto. E qua abbiamo Massimo, che mi aiuta a tenere il legno mentre facciamo la levigatura appunto della bordura delle icone. E poi passiamo ai presenti qui in questo negozietto. Allora, adesso passiamo alle presentazioni. La prima è Mimma, una nostra ragazza che frequenta il centro Don Mottola. Poi abbiamo Roberto, il maestro del pirografo. Poi a seguire iniziamo con le volontarie. Abbiamo Carmelina, Rosaria, Romania, Rosa Maria, la Lia,
E io sono Francesca. E speriamo di vedervi numerosi queste giornate che precedono il Natale, anche per fare dei piccoli pensieri, ovviamente con un doppio scopo, sia di aiuto per la nostra associazione, che anche speriamo che sia un bel regalo, un dono da dare volentieri per questo Natale. Tanti auguri e un saluto da parte di tutti noi. Grazie. Buon Natale, vi aspettiamo numerosi.